Adesso controlliamo se è partita la diretta Facebook. Allora, posso... No, aspetta solo un attimo che verifichiamo Cominciamo a salutare in se sala. sì, si saluta. Allora, possiamo cominciare? Questo veniamo davanti a... Allora, intanto benvenuti, benvenute tutti quanti. Sì, aspettiamo un momento, partiamo per piacere, silenzio, grazie. Partiamo con la diretta Facebook. Mai avrei pensato a una diretta Facebook. Io sono poco internetizzata. Stai avviando la registrazione. Dunque, per un problema tecnico non saremo sul nostro canale YouTube di Noi Siamo Chiesa, ma saremo su Facebook di Noi Siamo Chiesa. Questo eco sono io così sventurata? Cosa succede? Mi sentite? No. Sì, sì, sì. Sì, vai, vado. Okay. Mi sentite meglio? Dai. Allora, proverò a scandire le parole. Allora, benvenute, benvenuti. Saluto anche le amiche e gli amici a casa e ringrazio per questa partecipazione, per questa vicinanza a Noi Siamo Chiesa. Siamo qui per due presenti assenti, Ernesto Buonaiuti e Vittorio Bellavite. Saluto in particolare la famiglia di Vittorio, la moglie Pinuccia, la figlia Sara, il figlio Giovanni e tutti gli altri. Con la morte di Vittorio Bellavite, la Chiesa Cattolica Italiana ha perso un maestro di laicità e di gratuità, un testimone originale che ha tentato di incarnare Gaudium et Spes, sempre dalla parte dei perdenti e dei perduti. Una vita spesa per la comunità civile ed ecclesiale, sempre a fondo perduto. Vittorio Bellavite era un intellettuale con gli altri, maratoneta e coltivatore di rose. Sapeva aprire orizzonti e progettare il futuro. Incordata, con analisi e sintesi vissute spesso nel faticoso quotidiano, anche nell'isolamento e nel grigiore di decenni italiani, privi di slancio culturale laicale, ecclesiale e politico. Era suo desiderio la ristampa degli Buonaiuti, la Chiesa Romana, un sogno che si è realizzato con il coraggio degli editori Gabrielli, che ringraziamo. Grazie Cecilia. Era suo desiderio questo, fu prete, parlo di, era suo desiderio e richiesta, noi siamo Chiesa, la riabilitazione di Don Ernesto Buonaiuti nell'ambito di una riflessione conciliare e post-conciliare che ha portato alla realizzazione di tante nuove idee, ma ha dimenticato un grande studioso del 1900 come lui. Ernesto Buonaiuti fu prete, professore ordinario che si rifiutò di giurare fedeltà al Duce, la perdita della cattedra universitaria, la scomunica, la vita amara che ha condotto ci tratteggiano un credente cattolico e fedele, sia pure fuori tempo massimo. Auspichiamo che la comunità ecclesiale tutta, compresi i vescovi, apra una riflessione su Ernesto Buonaiuti per conoscerlo e riconoscerlo, per restituirgli dignità pubblica. Abbiamo anche una responsabilità verso i morti che hanno subito, come in questo caso, abusi di potere ed occorre fare i passi necessari per la riabilitazione. Certi come siamo, che Ernesto Buonaiuti e Vittorio Bellavite
sono nella comunione dei santi e preghino e camminino con noi. Parto con i ringraziamenti. Ringraziamo il responsabile della comunità pastorale, Don Gianni Zappa, che sta entrando in questo momento. Ecco. La comunità pastorale Paolo VI che ci ospita. Ringraziamo tutti i presenti, l'ho già detto, in particolare in questo momento ringrazio il delegato regionale del MEIC, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale della Lombardia e il Movimento dell'Azione Cattolica, Paolo Gallo. Grazie Paolo per la presenza e la vicinanza. Porgo i saluti del Cardinale Zuppi, che deve collegarsi, ha avuto un imprevisto, nel senso che ieri il Cardinal Grech gli ha detto no, devi venire già oggi al ritiro dei Vescovi in vista del Sinodo a Sacrofano, quindi gli sono saltati degli impegni, ma ho voluto che gli mandassi sul cellulare il link di Zoom e quindi dovrebbe collegarsi. Ecco, comunque al momento ci porge un saluto, poi sentiremo, speriamo di sentire cosa ha da dirci. Adesso diamo la parola agli esperti. Gilberto Squizzato, ecco, ve lo ricorderete Gilberto Squizzato, giornalista, regista, cultore di studi biblici, autore di numerose pubblicazioni tra cui Libera Chiesa, Se il cielo adesso è vuoto, che è stato presentato qualche anno fa proprio nel Salone degli Archi, e Sussurri e grida. Grazie Squizzato per questa partecipazione e grazie per la prefazione, perché ha fatto la prefazione. Grazie. Cedo la parola. Per tutti questi titoli valgono poco a confronto di poter dire beh, sono stato amico di Vittorio Vecchi, perciò è con la gratitudine che sentendone la presenza attiva, operosa, fedele di un resistente, che ringrazio insieme l'editore, cioè le due editrici, che coraggiosamente hanno scelto di ripubblicare quest'opera di Buonaiuti. E devo dire che è bello presentare, ripresentare il libro di qualcuno che non potrà firmare gli autografi, perché vuol dire che quel libro è molto vivo, vuol dire che quel libro è molto attuale. Noi siamo Chiesa, ha fatto questa scelta sicuramente senza nessun intento provocatorio, ma perché ritiene giusto che si paghi un debito, che ci sia un riconoscimento di una figura che io non credo sia stata incapace di produrre grande frutto dentro la parte più attenta della Chiesa italiana e non solo. Quando si leggerà questo libro si dirà sono parole scritte per i nostri giorni. Certo. Ho promesso però che non sarò più lungo di 7-8 minuti, spero di non arrivare a 10, perciò contrariamente a quello che di solito faccio, non dare a braccio, mi sono proprio scritto le poche righe che vorrei proporre in apertura, sono solo dei punti sui quali volendo si potrebbe anche poi riprendere una discussione dopo che Formigoni, dopo che Ortuoli avranno bene illuminato quest'opera, e mi attengo proprio a quello che ho scritto, magari riservandomi poi, se ci sarà spazio, di aggiungere qualche breve parola. Ma di chi stiamo parlando? Ci è stato detto, ci stiamo occupando di un uomo che per una quarantina d'anni è vissuto con la stessa considerazione di un appestato. Per deliberazione del pontefice, allora regnante, dei vertici vaticani, un uomo che, un prete, che ha vissuto in grande solitudine
emarginazione, capace di gesti addirittura temerari. Nel 31, mentre sta preparando questo libro, La Chiesa Romana, si prepara ad essere uno dei 12 che non firmano il giuramento di fedeltà al Duce. Eppure, non erano passati tanti anni, erano passati solo 2 anni, da quando il Vaticano aveva sottoscritto e concordato i patti lateranensi, quegli stessi dei quali un altro profeta, Mazzolari, nel suo diario aveva scritto in quei giorni: è stata preparata una greppia che darà da mangiare alla Chiesa italiana e che la terrà sottomessa al Duce. Non è stato così? È lo stesso Mazzolari, capite come le cose si tengono, che nel 25, in un paese sperduto dove poteva risparmiarsi altri gesti temerari come questo, si era già rifiutato di celebrare il Te Deum come gli intimavano i caporioni fascisti del paese per festeggiare, per celebrare lo scampato pericolo del Duce che aveva subito l'attentato da parte di Zaniboni. Aveva fatto uscire di chiesa i caporioni che erano amici di quelli che gli avevano ammazzato ad Argenta Don Albertario, come questi nomi ritornano dentro un filone, e questi sarebbero da festeggiare il 25 aprile. Il 25 aprile dei cattolici, dei cristiani, comincia molto indietro nel tempo. Beh, con quel rifiuto di firmare l'atto di fedeltà al fascismo, Bonaiuti si ritrova ancora più solo, si ritrova senza lavoro, si ritrova senza sostentamento. Secondo punto. In quel concordato, come viene precisato nel libro e nelle memorie storiche, la Chiesa di Roma aveva già voluto nel 29 introdurre una clausola ad personam, che era quella che obbligava lo Stato italiano a togliere la cattedra e qualunque tipo di impiego a un prete che fosse stato sospeso a divinis e scomunicato. Vale la pena di ricordare che lo stato di miseria in cui visse per decenni a seguito di queste esclusioni Bonaiuti non terminò neanche quando la Repubblica Italiana emanò la nuova Costituzione, perché accolse pari pari il concordato, i patti lateranensi, dunque anche questa esclusione ad personam. Non c'erano altri preti in quel momento, nel 46-48, nella sua situazione, e questo avvenne per un calcolo preciso dei politici. I DC in ossequio alle gerarchie cattoliche e i comunisti per non urtarne la suscettibilità. Non è che finito il Duce le cose siano andate meglio per Bonaiuti. Il libro nasce, mi è stato raccontato dallo stesso Vittorio, mi è stato da lui spiegato, nasce anche con questo intendimento, quello di sollecitare una revisione della posizione ufficiale della Chiesa italiana e non solo italiana nei confronti di Bonaiuti, e si è parlato di una riabilitazione. Io su questo vorrei esprimere, e su questo poi finirò, queste poche parole, perché quello che dovevo dire nella prefazione lo troverete nella prefazione, è inutile che vi rubi tempo. Vorrei esprimere dei sentimenti che sono anche delle riflessioni in ordine a questa richiesta, usiamo la parola forte, di una riabilitazione. Cosa vuol dire riabilitare? Riabilitare significa ridare abilità, significa ridare la capacità a qualcuno di intervenire, di dare quello che è in grado di dare. Ma questo lo sta già facendo con l'editore Gabrielli, noi siamo Chiesa, che rimette a disposizione
il pensiero, la riflessione, il coraggio di buoni aiuti. Io penso che la riabilitazione sia qui dentro. Secondo punto, non se ne abbia male, donna? Gianni Zappa. Don Zappa, che peraltro conoscono personalmente e che stimo. Non se ne abbia male di una certa ruvidità di quello che sto per dire. Aspettarsi eventualmente una riabilitazione ufficiale canonica vorrebbe dire sperare che l'istituzione confermi la liceità oggi di quello che prima era sbagliato. Ma questo, capite, significherebbe riconoscere il diritto all'istituzione di decidere che alcune cose prima sono sbagliate e poi possono essere giuste o tollerabili o non fastidiose. Questo, come dire, da cittadino del ventunesimo, da abitante del ventunesimo secolo, lo trovo piuttosto imbarazzante. Come può 100 anni dopo essere sancita la liceità di qualcosa che prima ha obbligato a censure così dure e a sofferenze così atroci l'autore di quei pensieri? Diciamo, è un postulato dottrinale che io personalmente non faccio mio, quello del diritto di sanzione da parte dell'autorità con tanta e tale, mi sia consentita la parola, brutalità. Questo non lo riconosco. E si vedrà leggendo il libro che neanche Buonaiuti riconosceva questo. Cosa gli sarebbe costato? Aveva abiurato Galileo, non poteva fare lui, che era 100 volte più piccolo, diciamo, dal punto di vista della notorietà di Galileo. Aggiungo. Guardate che io non mi scandalizzo che Buonaiuti sia stato sospeso e ridotto allo stato laicale e scomunicato. Perché quando si è steso a terra davanti al vescovo che l'ha consacrato nell'ordine sacerdotale, lui aveva accettato quella regola, come ogni prete che si vincola a un dovere che io ritengo di tipo vetero-feudale di obbedienza all'autorità. Perciò non mi scandalizza, perché lui l'aveva siglato quel contratto, capite? Se lui accetta quel contratto, se poi si trova nella condizione per cui quel contratto qualcuno lo ritenga violato, ne deve portare le conseguenze. Non mi scandalizza la scomunica. Quello che mi offende è il modo in cui fu sbattuto fuori dalla Chiesa. Perché lui stesso scrive: io sono stato progressivamente allontanato, sempre più, dalla circolazione visibile della vita ecclesiastica e dai quadri riconoscibili della società dei credenti nella fede, senza che in nessun momento della mia amarissima esperienza, della mia diuturna odissea, io abbia ricevuto una formulazione precisa delle imputazioni dottrinali rivoltemi, e senza che io mai sia stato chiamato a rendere conto del mio operato o a spiegare i miei scritti, a delucidare i miei punti passibili di controversia o fraintendimento. È questo che mi offende. Aggiungo, con parole ruvide, che è un costume che non è stato abbandonato dall'istituzione. Conosco parecchi teologi che hanno avuto lo stesso trattamento e anche personalmente un amico prete come Barbero, che è stato canonicamente ridotto allo stato laicale senza essere stato chiamato una volta dal prefetto della Congregazione della Fede, che ha ottenuto da Papa Wojtyła di ridurlo allo stato laicale senza che mai fosse convocato a spiegare le sue posizioni. È questo che mi offende. Infine, quello che trovo insopportabile è il trattamento feroce a cui fu sottoposto Buonaiuti, perché gli fu impedito non solo l'ingresso in chiesa, ma di avvicinarsi alla chiesa,
a qualunque chiesa. E se fosse entrato, quella chiesa, in quella chiesa non sarebbe stato più possibile, se non a seguito di nuove consacrazioni, celebrare i sacramenti. Cioè un appestato capace di contaminare, di avvelenare le menti e le anime, con la sua sola presenza. Ora voi immaginatevi, ci sono chiese a Roma, centinaia o migliaia, in nessuna può entrare, ma non può entrare neanche alla Porziuncola, non può entrare neanche in una chiesa di Busto Arsizio. Difatti non è mai venuto qui, dove io abito. Capite? Dice magari di nascosto, in nessuna. Con il compito di deferire la sua presenza, se quello fosse accaduto. Proviamo a immaginare che cosa vuol dire questo. Per una persona che ha dedicato la sua vita a questa passione per il crocefisso, come si può definire questa sofferenza? Ecco che io perciò concludo questa mia riflessione in apertura dicendo che io mi aspetterei dall'istituzione, aggiungo una cosa, ma a cosa serve un'eventuale riabilitazione? Ho finito. Eco, Umberto Eco, nel suo Il nome della rosa, inserisce questa frase lapidaria della filosofia scolastica. Stat rosa pristina nomine. La rosa esiste nella realtà prima che esista il suo nome. A che cosa serve riabilitare il nome di una persona quando quando la persona non c'è più e ha portato con sé tutto il suo dolore? A cosa serve, faccio un caso paradossale lontano, no? Riabilitare le vittime dei crimini di Stalin? Non ci sono più. Il loro nome? Ma una persona non è il suo nome. Io sono me stesso anche se non ho questo nome. Si vuole riabilitare il nome o restituire onore al nome di una persona. Quella che esiste è la rosa, non è il suo nome. Allora io, con parole ruvide, dico questo. Che cosa mi aspetterei dalle istituzioni? Io mi aspetterei... Non che dica che in fondo quelle idee sì erano un po' erano premature, che sono sempre premature le parole dei profeti. Non mi aspetterei che dicesse sì erano premature, però in fondo non erano del tutto sbagliate. In fondo riconosciamo la buona fede di buoni aiuti. No. Io mi aspetterei solo che per il trattamento che ha ricevuto l'istituzione, chi dice di portare l'eredità dei predecessori, chiedesse perdono a buoni aiuti. Un perdono postumo. Le persone non si trattano così. I propri figli, i propri fratelli, i propri preti non si trattano così. Questo mi aspetterei. Non una bolla o un documento nel quale si certifica che sì, adesso possiamo leggere queste cose, perché tanto i tempi sono maturi per leggerle. Non mi interessa, a me personalmente. Io mi aspetto una richiesta di perdono, tutto lì. Può l'istituzione chiedere perdono? Sì, a volte l'ha fatto. L'ha fatto anche Wojtyła. Ha chiesto perdono per alcuni dei peccati della Chiesa. Questo è un peccatuccio dal punto di vista numerico riguardo a una persona. Ma quante persone, a quante persone è stata rubata allora la possibilità di misurarsi con quello, con le riflessioni profetiche di buon aiuti. Io qui finisco perché so di essere stato dentro 9 minuti e semmai, se ci sarà la possibilità, aggiungerò qualche parola più tardi. Grazie. Do la parola a Cecilia Gabrielli, responsabile editoriale con Lucia Gabrielli della casa editrice Gabrielli Editori di San Pietro in Cariano. A te Cecilia, grazie. Grazie, grazie Giuseppina.
Grazie a tutti voi, noi siamo Chiesa, a Gilberto Squizzato per le parole così appassionate che toccano veramente la coscienza e il cuore. Ecco, io farò anch'io un breve intervento cercando di collocare la pubblicazione di La Chiesa Romana nel contesto della nostra attività editoriale. E voglio anche ringraziare appunto la famiglia di Vittorio Bellavite e ricordarlo proprio con gratitudine, perché con lui abbiamo realizzato diverse iniziative, in particolare negli ultimi anni l'intento di pubblicare varie opere di Ernesto Buonaiuti e anche le precedenti che abbiamo pubblicato con Noi Siamo Chiesa, ma le ricorderemo in un altro momento. Siamo quindi chiamati a questo incontro da un autore, da una persona, come ce l'ha manifestata in maniera così appassionata Gilberto, Ernesto Buonaiuti, protagonista del movimento modernista, che ha appunto pagato in pieno l'adesione alla verità che avvertiva nella sua coscienza e con tutte le conseguenze della sua vita personale e professionale. Nella storia anche recente della Chiesa e della teologia si rinnovano situazioni di questo tipo, in cui la libera ricerca e il primato della coscienza sono ostacolate in vari modi. Per cui siamo contenti di poter dare spazio a voci così limpide come quella di Buonaiuti e aver ripubblicato l'opera La Chiesa Romana, che viene sostenuta da testi appassionati, incisivi, come la prefazione appunto di Squizzato e quella dei curatori Vittorio Bellavite e Pietro Urciuoli. Al di là del tempo, tra un po' un secolo, dalla prima edizione del 1932, nell'opera di Buonaiuti emergono i tratti di un filone carsico che prosegue da allora fino ad oggi. Il rapporto tra Chiesa e modernità, tra Chiesa e contemporaneità, il rapporto tra la teologia e le acquisizioni della cultura e delle scienze. Come bene riporta Squizzato nella prefazione, queste pagine suonano come attualissima critica del romanesimo e come visione profetica che anticipa nuovi doveri per l'uomo di fede, attento alle mutazioni dei tempi e che sa di doversi misurare con il pensiero e la sensibilità moderni. E a tal scopo cita Buonaiuti, e così appunto il nostro autore: tutta impigliata nei teoremi irreformabili della sua teodicea, la Chiesa è imprigionata in una raffigurazione filosofica del reale, battuta irrimediabilmente dall'esperienza scientifica. Ed è così sorda e cieca ai segni imperiosi ed eloquenti dei tempi, e si inaridisce, ribadendo con uniformità monotona le sue stilizzate formulazioni teologali. Non si può più schematizzare il divino e il suo operare misterioso sulla traccia di una ricostruzione dell'universo in conflitto con i dati intuitivi della quotidiana esperienza e della tecnica empirica. E la nuova sensazione fluida e mobile della realtà postula, a più o meno breve scadenza, tutta una nuova impalcatura concettuale. Quindi ci sembra che faccia bene Squizzato a collegare le istanze di Buonaiuti e in generale del modernismo per gli aspetti più culturali e teologici all'attuale movimento teologico dai più conosciuti come post-teista. E io aggiungo anche transteista, un altro termine che si affaccia e che ha tra i suoi esponenti autori come John Shelby Spong, Roger Lenners, José María Vigil, José Arregui, e io aggiungo lo stesso Gilberto Squizzato, che ha pubblicato con noi in anni fa le sue opere, la sua trilogia, il teologo Paolo Gamberini e diversi altri. Allora, all'inizio del Novecento, come oggi,
si era e si è di fronte a cambiamenti epocali nell'ambito delle conoscenze, soprattutto scientifiche. Il linguaggio e la modalità di proposta dell'annuncio evangelico della buona notizia per le donne e gli uomini devono invece essere comprensibili e coerenti, capaci di dire la fede con nuove categorie, immagini e paradigmi. In questo ha un ruolo centrale l'approccio storico-critico e la capacità di lasciarsi interrogare dalle discipline scientifiche, quella scienza che sempre più incide nel quotidiano e nell'immaginario di noi contemporanei. Sono questi brevi accenni per dichiarare che la nostra pubblicazione di La Chiesa Romana di Ernesto Buonaiuti rientra pienamente nel piano editoriale che stiamo promuovendo da tempo e con maggior specificità negli ultimi anni, a partire dalla edizione delle opere di Pierre Feuillade de Chardin, che condividono con quelle di Buonaiuti la medesima sorte di messa all'indice, per arrivare fino agli anni più recenti, appunto con i libri di Gilberto Squizzato, che per noi è un grande e libero ricercatore, promotore di un serio ripensamento dell'annuncio cristiano in chiave post-religiosa, di Don Carlo Molari, del grande teologo, e la sua opera centrale, Il cammino spirituale del cristiano, tutta la serie di Oltre le religioni, i libri curati da Don Paolo Squizzato, l'opera Deus 2.0 di Paolo Gamberini e ancora altri, tra cui Battista Borsato, Bruno Mori, Anna Maria Corallo. Io penso che i relatori di questa sera sapranno ben mettere in luce la profezia e l'attualità del pensiero di Ernesto Buonaiuti. E vorrei concludere ricordando che Buonaiuti non fu l'unico pensatore ad essere osteggiato e privato della libertà di agire e di lavorare. Prima Gilberto ha fatto nome di altri autori, ma al movimento modernista parteciparono molte donne, spesso laiche, e tra queste cito Antonietta Giacomelli, vissuta tra il 1857 e il 1949, ed Elisa Salerno, 1873-1957, che abbiamo avuto la fortuna di conoscere ospitando nel nostro catalogo due opere a loro dedicate, di Pietro Urciuoli per la Giacomelli e a cura del Centro Studi Presenza Donna di Vicenza per la Salerno. Sono autrici femministe cristiane che hanno portato nel movimento modernista la causa della donna, quell'ulteriore motivo per cui lottare, fondamentale, perché paradigmatica di ogni esclusione. Il maschilismo è il vulnus più profondo che si presenta anche negli autori più aperti e sensibili. La Giacomelli, la Salerno e diverse altre, ancora sconosciute e più, pur avendo una spiritualità elevata, hanno creato i presupposti per la emancipazione femminile, per la scoperta dei ruoli nelle chiese, per la presenza politica forte e poi purtroppo con l'avvento del fascismo e della guerra tutto ciò è stato represso. Quindi anche loro come Buonaiuti hanno tanto da dire alla Chiesa dei nostri tempi, ma io credo anche alla società intera, perché secondo la sensibilità della nostra casa editrice, crediamo sia giunto il tempo di superare steccati e distinzioni. E io direi, come prima diceva Gilberto, prendiamo la parola, non stiamo ad aspettare ad altri che ce la diano. E proprio perché tutto ciò che concorre a sostenere e a nutrire l'umano, l'essenza che ci accomuna come fratelli e sorelle di un'unica umanità, ha possibilità di essere promosso e accolto. Cerchiamo quindi insieme ai nostri autori e autrici, a tutti coloro che si vorranno unire in questo cammino, di fare delle proposte in questo senso, di approfondimento e di apertura, anche tramite un accurato esercizio della memoria, per ridare contemporaneità, per inserire nel dibattito culturale attuale
il pensiero di donne e uomini che hanno dato la loro vita per il cambiamento e che hanno anticipato i temi per cui a tutt'oggi ci stiamo adoperando. E vorremmo con questo anche rispondere all'invito di Papa Francesco, cioè di compiere una coraggiosa rivoluzione culturale. E nell'attuale processo sinodale, tale cambiamento non può essere elaborato solamente da esperti accademici, come indicato dalla Veritatis Gaudium del 2018, ma promosso e vissuto a partire da tutto il popolo di Dio. Quindi mi fermo, grazie ancora a voi tutti, Noi Siamo Chiesa, ai presenti e a tutte le persone che condividono i medesimi intenti. Grazie infinite, grazie. Grazie Cecilia. Con la parola a Roberto Fiorini. Don Roberto Fiorini è prete e infermiere mantovano, direttore della rivista Preti Operai, autore del volume Figlio del Concilio, nonché membro del coordinamento nazionale di Noi Siamo Chiesa. A te, Don Roberto, grazie. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Allora, io ho accostato recentemente questo autore, quindi ho fatto quello che ho potuto e le cose che dirò sono in qualche modo l'espressione di Noi Siamo Chiesa. Infatti le cose che ho pensato le ho collegate strettamente con un testo di Vittorio che parla proprio di questo, che vorrei leggervi. Il nostro interessamento a Buonaiuti ha creato in noi una vera attesa che non è ancora una meraviglia amareggiata. Ci chiediamo perché nel nuovo corso di Papa Francesco non si sia ancora aperto bocca su questo argomento. Il messaggio di Don Ernesto rimanga isolato e sulla sua memoria resti lo stigma dei provvedimenti canonici presi nei suoi confronti. A fronte di questo rumoroso silenzio, nel giugno del 2014 abbiamo diffuso un appello per la sua riabilitazione. Abbiamo raccolto quasi 500 adesioni individuali e quelle di tutte le associazioni e riviste di ispirazione conciliare. Da parte degli esponenti della gerarchia, niente di niente, né in bene né in male. Ecco, io ho costruito un documento, ma al fondo di questo c'era appunto niente di niente, né in bene né in male. Quindi in qualche modo questo documento, che non posso leggere tutto perché è abbastanza lungo, in questo documento c'è l'intenzionalità di far arrivare a chi gestisce il potere nella Chiesa questi pensieri. Lo faremo noi come Noi Siamo Chiesa. Io ho messo giù questa parte, vedremo insieme con la ricchezza che emergerà da questo incontro, ma credo che dobbiamo non soltanto accogliere il saluto del presidente della CEI, occorre entrare nel merito della questione. Cercheremo di fare questo. Allora, io per quanto riguarda il mio documento, sono partito da due punti che riguardano Buonaiuti. Il primo, che è già stato citato, è il giuramento. Voglio sottolineare questo, che quando giustifica la sua astensione dal giuramento, lui cita espressamente Matteo al capitolo 5. Non giurerai, ecco, né per te, né sul cielo, né sulla terra, eccetera, eccetera. Quindi dà una connotazione strettamente evangelica a questa scelta di non giurare. Prima cosa. Seconda cosa, volevo sottolineare la valenza politica però di questo rifiuto, perché poteva anche costare molto, gli è costato molto già col lavoro perduto, eccetera, ma in quelle situazioni del fascismo poteva costare anche molto di più sul piano personale. Ma non si può non ricordare che proprio negli stessi giorni sull'Osservatore Romano usciva la nota che diceva che i cattolici potevano dare il loro potevano appunto dare questo assenso al giuramento purché fossero salvaguardati i diritti di Dio e della Chiesa. Ora, soltanto un anno dopo,
Mussolini enuncia la dottrina del fascismo. Dopo che era stato costruito anche una ricerca, come dire, spirituale del fascismo, proprio lì a Milano, credo. Dottrina del fascismo, Mussolini avrebbe sentenziato definitivamente che il fascismo era una concezione religiosa della vita, quindi il fascismo, non il cattolicesimo. Forma e norma interiore, disciplina di tutta la persona che trovava la sua organizzazione nello Stato totalitario, inteso come istituzione e fede collettiva. Quindi allora il rifiuto è il rifiuto dello Stato totalitario, e pur avendolo fatto da solo assieme agli altri 11, però rappresenta una luce importantissima anche proprio sotto il profilo cristiano anche, a fronte invece della massa che era nella totale oscurità e ha dato questa adesione a un qualcosa che è diventato una dottrina religiosa, addirittura il fascismo. Le altre parole, la seconda cosa a cui mi sono legato è quello che ha detto negli ultimi giorni prima di morire. La prima, quella che riguarda, come dire, il lamento per essere stato trattato nelle condizioni in cui era vicino alla morte, di essere aggredito addirittura per estorcergli un ripudio, un rifiuto di tutto il lavoro che ha fatto. E è scritto così al suo amico: ho trascorso ore angosciose, rese tanto più gravose dai tentativi inumani compiuti intorno a me da altissimi dignitari ecclesiastici per indurmi a sconfessioni e ritrattazioni che avrebbero dovuto servire nelle loro mani a fare del millantato credito. Ho resistito impavido e ne sono fiero. Questa, poi c'è il testamento che ha fatto, che non leggo perché è lungo, però parla che il suo ideale è stato quello di iniettare i genuini valori cristiani all'interno della situazione che si stava trasformando. Parla del mistero incombente della morte, e in questa vicinanza alla morte lui esprime il suo perdono con tutti quelli che gli hanno fatto del male. Al centro ci sta il modernismo, che lui esprime così: Dio ha voluto che quello che fu insipientemente chiamato modernismo e che volle essere soltanto risurrezione di pure idealità evangeliche, anche nella storia del cristianesimo insiste su questo, incontrasse una delle più dure e sleali resistenze che movimenti spirituali avevano mai incontrato. Forse qui il segreto infallibile del suo immancabile successo. Poi parla della Chiesa come realtà ecumenica che lui aveva conosciuto e apprezzato anche almeno a livello personale, e quindi si spende parecchio per indicare, insomma, sento partecipe in speranza in una comunione, quella nuova Chiesa cristiana ecumenica, che è la situazione in cui siamo e che praticamente è ancora bloccata, e però è la dimensione ecumenica, perché la Chiesa di Cristo è una nelle molteplicità storiche, ma è una, e nessuno può rivendicare e dire sono soltanto io. Allora, per quanto riguarda il modernismo, volevo fermarmi su questo perché lui indica tutta una serie di conseguenze spaventose per quanto riguarda la formazione del clero. Dopo aver detto che il modernismo era come una materia fluida, incandescente, era un'aspirazione confusa ad una rinascita integrale dello spirito evangelico che era prigioniero, no, della neoscolastica che imprigionava dentro tutto quanto il discorso cristiano. E poi più avanti dice che questa costrizione a non studiare le cose che riguardano la religione, cioè i testi biblici, l'accesso critico ai testi biblici, alla storia, eccetera, 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 ha provocato grandissime conseguenze nella formazione del clero. E dice:
al giovane clero fu bruscamente tolta la possibilità di libera consacrazione agli studi religiosi, divenuti di per sé una professione infamata e infamante, con risultato che il giovane clero si gettò disperatamente, come in una via sussidiaria, nella politica e nei movimenti sociali, preparando la Chiesa in Italia un avvenire carico di responsabilità e maleficio. Queste parole le scrive sulla storia, per cui quando aveva già visto la cosa, quindi non è una profezia, ma è una constatazione. E per andare a fondo di queste accenni che fa rispetto alla responsabilità della Chiesa, eccetera, e ai movimenti sociali e politici, vado a prendere quella che è stata una testimonianza importante di Monsignor Tardini, che era nella Segreteria di Stato, che poi è stato anche segretario di Stato di Giovanni XXIII, e si presenta nel 1° dicembre del 1935 un quadro spaventoso della situazione di preti e vescovi. È lui che lo dice, quindi non è un contestatore. Era il tempo della campagna di Etiopia, il tempo in cui si lanciava l'impero. Sembra che in Italia tutti hanno perduto la testa. I capi conducono ciecamente il paese verso la rovina, mettendolo contro tutto il mondo. Il popolo si esalta al pensiero della guerra e, educato alla violenza, pensa di poter vincere tutto il mondo. E il clero? Questo è il disastro più grande. Il clero deve essere calmo, disciplinato, obbediente ai richiami della patria, è chiaro. Ma invece questa volta è tumultuoso, esaltato, guerra fondaio. Almeno si salvassero i vescovi. Niente affatto, più verbosi, più eccitati, più squilibrati di tutti. Offrono oro, argento puri, anelli, catene, croci, orologi, sterline e parlano di civiltà, di religione, di missione dell'Italia in Africa. E intanto l'Italia si prepara a mitragliare, a cannoneggiare migliaia e migliaia di etiopi, rei di difendere casa loro. Difficilmente poteva compiersi nelle file del clero un confusionismo, uno sbandamento, un disequilibrio più gravi e più pericolosi. E non è in parte la conseguenza della conciliazione, cioè del concordato in pratica. Senza questa il clero non avrebbe preso l'atteggiamento di oggi. Quindi non solo era una greppia, ma era una deviazione totale che stava avvenendo nella testa di sta gente. Di preti che poi non potevano studiare da giovani, cioè avevano dei limiti, per cui c'è stata una fragilità anche culturale e quindi una dipendenza rispetto proprio anche al fascismo. L'invasione dell'Etiopia causò 300.000 morti, prodotti anche con l'uso di sostanze chimiche mortali. Moltissimi monaci cristiano copti vennero uccisi perché schierati con il loro popolo. L'idolatria dell'impero veniva connessa e confusa con l'ampliarsi del regno di Dio. Ecco, questo è importante. Noi non parliamo mai di idolatria, ma nell'Apocalisse se ne parla. Anche Bonhoeffer ne parla quando parla della stupidità, a rendere stupida la gente, totalmente dipendente la gente, usando anche la religione. E la religione stessa che può diventare uno strumento di questa stupidità. Queste cose andrebbero rivisitate, quindi non è soltanto il recupero di una persona, ma è una lettura che dobbiamo fare di tutta una stagione dove c'è stata questa caduta nell'idolatria, perché quando c'è la mescolanza, no, che l'impero di Mussolini diventa addirittura l'impegno del regno di Dio, questa connessione che peraltro ha fatto il vostro cardinal Schuster, effetti, no? È qualcosa di terribile questo. Quindi non si tratta soltanto di recuperare una persona per ridare un po' di dignità da parte della Chiesa, ma si tratta di prendere coscienza dei disastri che sono avvenuti, che si mettono sotto il tappeto. Questo è il punto. E aggiungo anche un'altra cosa che è molto attuale, che riguarda la formazione dei preti. Quando sempre questo lo dice nel libro che stiamo presentando. Dice, la Chiesa ha creato i seminari dove i giovani candidati al ministero sono sequestrati nella decisiva ora della pubertà da ogni contatto col mondo e sono stretti in un tirocinio ascetico educativo
che imprimono un orientamento rigido e immodificabile alle loro abitudini, alle loro idealità. Il regime nasconde, ecco, nasconde deformazioni spesso mostruose, inversioni innominabili, unilateralità penose, atrofie innaturali, un regime che è un'atroce violenza alla natura. Attraverso queste parole dette, possiamo immaginare, però queste sono pronunciate quasi 100 anni fa. E quindi in mezzo ci sta tutta quanta la storia che ora sta emergendo. E questo è un problema primario da affrontare, ma anche per la credibilità del pensiero cristiano, per la credibilità del Vangelo. E questo volevo dire alcune cose su questo punto. Ma la Chiesa che ha condannato allora Ernesto, che Chiesa era? Come si presentava? Il titolo sarebbe Una Chiesa immutabile e un'epoca in movimento. L'epoca in movimento, la Chiesa immutabile. La Chiesa alla quale Buonaiuti voleva appartenere e che ripetutamente lo ha condannato nella forma più dura, si presentava con alcune caratteristiche di base. Primo, si qualifica come societas iuridice perfecta, che è il modo di esprimere la situazione dello Stato. Infatti erano due le società perfette giuridicamente, lo Stato e la Chiesa. E la Chiesa aveva perso lo Stato e quindi doveva rivendicare che nonostante tutto, nonostante non era più la padrona di quello che era i territori, no, che gestiva, però rivendicava questa societas iuridice perfecta, inseguendo gli stati anche nella loro formazione. Sul piano teologico, avevamo già accennato prima al fatto che la neoscolastica rivestiva tutto quanto il messaggio cristiano e quindi il problema era come liberarlo da questo scafandro che avrà la sua dignità per un verso, ma dall'altro però di fatto nasconde quello che è la freschezza del Vangelo. E come terza cosa è importante è questa, il livello giuridico. Il livello giuridico che dal ricco patrimonio del corpus iuris canonici, un sistema aperto, pluralista e ricco di fonti, si era passati al sistema chiuso del codex, cioè dal corpo di diritto canonico si è passati al codice, si è codificato tutto in maniera deduttiva nel 1917, tanto che Gaspari, segretario di Stato di Pio XI, soleva dire quod non est in codice, non est in re. E cioè tutto il cristianesimo è nel codice. Questa è la follia paurosa, perché questo lo diceva il segretario di Stato. Alla Chiesa che così si presentava, nel suo volto pubblico, nella storia del cristianesimo, Buonaiuti dice «Senza dubbio la trasformazione che oggi si richiede alla tradizione del cattolicesimo perché il deposito cristiano da essa custodito torni ad essere viatico insurrogabile dell'umanità, è una trasformazione radicale che investe indiscriminatamente tutti i tessuti dell'organismo concettuale e disciplinare della Chiesa romana». Quindi concettuale per un verso, quindi l'aspetto teologico, e dall'altro quello disciplinare. Ecco, penso che il tempo gli dia anche ragione su questo, in effetti. Allora, però, nel Vaticano II qualcosa è successo. È successo che i paradigmi di fondo si sono modificati. I paradigmi ecclesiali soprannunciati, e cioè la società giuridice perfetta, nessuno osa più chiamare le cose con questi termini, anche se c'è ancora il codice di diritto, però nessuno osa più identificare la Chiesa con la società giuridice perfetta. E anche il monopolio teologico stretto che c'era prima, sicuramente c'è stata da questo punto di vista un cambiamento, perché siamo in contatto con le teologie anche di altri paesi. Io ricordo quando ero giovane, appena prete nel 63, che ho fatto anch'io il giuramento antimodernista, sia chiaro, quindi che è arrivato fino alla fine del concilio, no? Ricordo quando ho cominciato a leggere gli autori che in pratica avevano impostato il concilio, Ranner, Schielebeck,
gli altri, insomma, no? Ecco, e lì è stato, ho capito che dovevo ricominciare da capo la mia formazione, avevo gli strumenti, sì, però dovevo ricominciare a rimettere a posto i paradigmi fondamentali, ecco. Allora, mentre su queste due, cioè l'aspetto teologico e l'aspetto, diciamo, della Chiesa come popolo di Dio, eccetera, eccetera, dal punto di vista invece del diritto canonico, anche se c'è stato l'aggiornamento, però insomma è rimasto ancora un codice. Io vi riporto quello che dice un autore in questo libro, Marcello Neri, Fuori di sé, la Chiesa nello spazio pubblico, dice così: senza il congedo del diritto canonico nella forma codice e della Chiesa, della struttura istituzionale che ne consegue, perché non è indifferente per la gerarchia avere dietro il codice o avere soltanto la pastoralità di cui parla il Vangelo, sono cose diverse ovviamente, no? La teologia può immaginare gli scenari più alti per una fede corrispondente alla discontinuità messianico della presenza di Dio nella storia umana, ma non si tratterà altro che di una terribile finzione cosmetica, di un bel inganno a cui ci piace credere per rendere più accettabile la nostra condizione di credenti sudditi del Dio ecclesiasticamente codificato. Codificare Dio. Quindi su questo non ci siamo ancora. Beh, è quello che diceva comunque il primo relatore. Adesso volevo finire indicando alcune tracce di buon aiuti, no, che sono arrivate a noi. L'11 ottobre del 62, nel discorso di apertura del Concilio, Papa Giovanni XXIII usava parole che in qualche modo alludevano al pensiero del suo vecchio compagno di studi. Quando dice che occorre che la dottrina cattolica, alla quale si deve prestare assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto richiesto dai nostri tempi. Quindi fa riferimento ai tempi, quindi fa riferimento alla modernità, questo è il punto. Altro è infatti il deposito della fede, e cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale sono enunciate. Quindi già introdurre questa differenziazione era come sfondare una porta. Il che della fede è un conto, e il come la si esprime è un altro conto, tenendo presente la pluralità dei popoli, la diversità di lingue, i costumi che ci sono. Quindi si introduce questa pluralità all'interno della stessa annuncio della fede. Era la prima volta che si operava una tale distinzione, ma era come socchiudere una porta blindata, era l'aprire una fessura attraverso la quale doveva avvenire qualcosa che poi è anche venuto in parte. La seconda cosa che dice Papa Giovanni è la medicina della misericordia. Se andate a leggere la preghiera che chiude i tre volumi della storia del cristianesimo, vedete in che maniera lui parla del Padre. E quindi c'è questa vicinanza, la medicina della misericordia, con la preghiera che Ernesto ha messo proprio come fine dei suoi tre volumi. E infine volevo accennare a Paolo VI che con il patriarca Athenagoras eliminavano le scomuniche reciproche che erano in vigore dal 1054. E allora qui la domanda è questa: se la scomunica è stata tolta agli ortodossi, che cosa impedisce che venga cancellata a Don Ernesto? Nella recente biografia di Bonaiuti, scritta da Giordano Bruno Guerri, vengono riportati ricordi e parole di Papa Giovanni XXIII come suo compagno di studi. Dopo aver ricordato lunghe passeggiate insieme, diceva: io prego per Ernesto tutte le sere e tutte le notti. Forse l'ultima parola non è stata detta. Ecco, noi siamo in attesa di questa parola, ultima. Deve avvenire, perché i paradigmi che identificano la nuova coscienza ecclesiale emersi nel Vaticano II albeggiavano già nella teologia di Ernesto. Il nostro impegno, anche noi siamo Chiesa, è di far uscire dall'oblio e dall'abbandono la figura negativizzata di Bonaiuti. È ispirata questo impegno alla convinzione che la giustizia deve essere esercitata anche sulla memoria.
e no, se non la si esercita sulla memoria, non la si esercita neanche al presente e neanche al futuro. Così scrive Metz, che è un teologo tedesco. Non c'è soltanto la solidarietà in avanti con le generazioni future, ma anche una solidarietà all'indietro, con gli ammutoliti dalla morte e con i dimenticati. E per essa non c'è soltanto una rivoluzione in avanti, ma in una certa misura anche una rivoluzione all'indietro, in favore dei morti e delle loro sofferenze. Riconoscere loro, non è che loro là dove sono ci guadagnino qualcosa, ma siamo noi che cambiamo, questo è il punto. Riconoscerli veramente vuol dire che noi cambiamo. Se noi facciamo giustizia sulla memoria, cambiamo noi, ed è questo il cambiamento vero. E senza giustizia sulla memoria non sarà neanche modificazione della Chiesa in senso forte. Il futuro della Chiesa è più che mai legato all'esercizio penitenziale della giustizia riguardo al passato. Penso che lo spirito che pervade l'enciclica di Fratelli Tutti debba investire anche l'intera vicenda del nostro fratello Don Ernesto Buonaiuti. Il sesto capitolo ha per titolo Percorsi di un nuovo incontro e il capitoletto che succede si chiama Ricominciare dalla verità. Si riferisce alle varie parti del mondo dove sono le ferite da rimarginare e c'è bisogno di artigiani disposti ad avviare processi di guarigione. Ora, quello che si predica ai paesi lontani credo che debba valere anche per la Chiesa Cattolica in Italia e per i suoi responsabili maggiori. Noi chiediamo che Don Ernesto Buonaiuti venga riconosciuto in pienezza come nostro fratello da chi ha il potere di dichiararlo davanti a tutta la Chiesa e alla società. Pensiamo che questa sia un'opportunità, un kairos, che non deve essere assolutamente sepolto nell'oblio. E chiudo. C'è una nota frase di Papa Giovanni XXIII che forse è stata seminata nelle giovanili discussioni con Ernesto. Non è il Vangelo che cambia. Siamo noi che cominciamo a comprenderlo meglio. Se fosse stata pronunciata 50 anni prima, difficilmente sarebbe passata indenne all'esame dell'allora Sant'Uffizio. Ora invece è di dominio comune. Grazie Roberto, grazie. Do la parola al professor Guido Formigoni, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università Yulm di Milano, componente della direzione della rivista Modernism della Fondazione Romolo Murri. Grazie professore. Grazie Giuseppina, grazie per l'invito, buonasera a tutti e a tutti. Io faccio un intervento che mi è stato richiesto proprio in virtù della, diciamo, mia particolare modesta competenza nel campo della storia. Devo dire subito che non sono uno studioso di modernismo, ma diciamo, studiando l'esperienza del cristianesimo contemporaneo, naturalmente mi sono imbattuto anche in questi aspetti. Cosa vorrei dire? Vorrei dire che appunto il mio intervento sta fondamentalmente sul libro, però il libro va un po', credo, giustamente inquadrato in una logica che è in fondo anche, credo, la logica del citato appello del 2014, no? Perché si diceva, oltre alla parola riabilitazione, su cui appunto adesso non voglio entrare nella discussione, ci possono essere punti di vista diversi, c'è la parola conoscenza, cioè in qualche modo restituire a Don Ernesto Buonaiuti il suo ruolo nella storia come operazione di verità, rispetto a quanto ci diceva anche Don Roberto prima, è in prima battuta una questione di ricerca storica precisa, approfondita e rispettosa che ridia
in qualche modo una memoria della sua esperienza il più aderente alla realtà possibile, uscendo appunto dagli schematismi e in qualche modo seguendo quello che è stata la sua vita, che è stata una vita non lunghissima, ma certamente anche articolata, anche complessa. È difficile dire Buonaiuti la pensava in un certo modo, perché il Buonaiuti giovane aveva un approccio alla realtà, il Buonaiuti maturo ce n'è uno diverso, per esempio. Cioè c'è una crescita, c'è un cambiamento, come è quello di tutti gli esseri umani. I preti e i teologi credo che non fanno eccezione a questa realtà, che è una realtà appunto connessa alla vita degli esseri umani nella storia. Quindi ripubblicare un suo testo, come altri sono stati ripubblicati, è un'operazione molto interessante per rimettere al centro l'attenzione appunto alla sua riflessione. Anche perché appunto questa complessità, questo cammino che lui fa nella sua esperienza umana è stato inserito in quella che lui ha definito una bufera, perché è stata certamente una bufera dal punto di vista personale, ma anche una bufera dal punto di vista ecclesiale, della controversia sul modernismo, che è stata una delle controversie più complicate della storia contemporanea, no? Perché, come tutti sapete, è stata una vicenda in cui una ricerca, che era una ricerca pluralistica, frangiata, con posizioni diverse, anche di un rapporto migliore delle scienze religiose con le scienze umane, con la storia, con la critica filologica dei testi, con la nuova filosofia del soggetto che all'epoca appunto si diffondeva nella esperienza soprattutto europea, viene schematizzata in un'immagine eretica, no? Che è l'espressione modernismo, che non viene coniata dai protagonisti, ma viene coniata dai critici, cioè in particolare da Pio X, che con la enciclica Pascendi, no? Dà questa immagine che in qualche modo poi diventa appunto la chiave di lettura di una realtà che invece era una realtà molto più ricca e molto composita, no? E quindi a Buonaiuti resta attaccato e in qualche modo la sua è l'esperienza forse più drammatica tra molti di quei protagonisti di quella ricerca così innovativa, così coraggiosa, così interessante, resta attaccata appunto poi questa immagine appunto dell'eresia, no? Che è una cosa anche poi appunto, diciamo, a parte i metodi, no? Su cui naturalmente si può molto discutere, ma è una cosa anche del tutto particolare che lui sia stato la figura che ha più subito, no? Questo tipo di repressione. Allora, in questo orizzonte complicato, per mettere in luce quello che lui è stato come cristiano, come prete, come essere umano, cosa ci dice questo libro? Beh, intanto direi che ci dice due cose rispetto un po' alla collocazione precisa nel tempo. È già stato detto, questo è un libro dei primi anni 30, esce nel 32, ed è quindi in qualche modo un libro della sua maturità, un libro che esprime una ricerca nel campo storico che lui aveva già sviluppato in modo molto ricco dai primi studi che aveva appunto fatto al Seminario Romano sotto la guida paradossalmente di Don Umberto Benigni, che diventerà poi il grande persecutore dei modernisti, il fondatore della società Sapinière, che in qualche modo diventa anche una centrale spionistica internazionale per denunciare i modernisti, no?
Buon aiuto, impara i rudimenti di storia del cristianesimo, si muove all'interno appunto di una di questo fermento, e lui è un giovane prete convinto, entusiasta, che si muove in questo fermento riformatore, che comincia a scrivere dei testi di taglio storico religioso, che sono testi piuttosto convenzionali. La cosa curiosa è stata che qualche anno fa è stato ripubblicato la dispensa di un suo corso tenuto nel 1906, guardata la data, prima dell'enciclica Pascendi, no? Quindi prima che scoppiasse la controversia intorno al modernismo. E questo corso sulla cristianesimo medievale è un corso molto, molto ortodosso, potremmo dire, molto allineato, molto interno al modo con cui si vedevano le cose nei seminari romani dell'epoca, senza particolari, come dire, innovazioni, no? Curiosamente, la dispensa in cui lui poi pubblica questo corso viene quasi a sparire, perché quando dopo lui incorre nella complessa vicenda della repressione, la sua figura diventa appunto quella di un appestato, si diceva, no? Quindi bisogna far sparire anche i suoi scritti giovanili dalle biblioteche. È stata ritrovata casualmente nelle carte di Roncalli. Questa dispensa è stata pubblicata dicendo sostanzialmente questa cosa: era un giovane prete studioso, ma alle prime armi. Poi diventa colui che si espone in modo anche più radicale a difendere la ricerca di questo gruppo, accettando la parola modernista. Lui scrive queste lettere di un prete modernista, no, che sono in un certo senso polemiche con l'enciclica, no? E poi pubblica una rivista, Nova et Vetera, in cui esprime alcune delle posizioni più radicali del modernismo, del movimento novatore che a quel punto, dopo la condanna della Pascendi, ha assunto appunto l'etichetta di modernista, fino ad arrivare a una sorta di identificazione del cristianesimo con un regno sociale da costruire, posizioni che qualcuno, anche dei suoi stessi, diciamo, compagni di ricerca precedente, giudicavano un po' unilaterali, un po' forzate, un po' esagerate. Poi c'è la vicenda appunto del passaggio all'insegnamento alla Sapienza di Roma, quindi appunto su un'università pubblica, non più in seminario, e lì c'è questa lunga crescita appunto della sua maturità come ricercatore studioso, che esprime delle posizioni che sono abbastanza diverse dalla dispensa giovanile, ma anche dalla radicalizzazione degli anni 1908-1909. Quindi questo è interessante di questo volume, che si colloca nella sua biografia appunto in questo passaggio. La seconda cosa che si può dire è che si colloca appunto, come è stato ricordato, in un momento personalmente drammatico per lui, no? Perché c'è stata la scomunica nel 26, dopo, fate voi i conti, no? 1907 la Pascendi, fino al 26 una storia complicata di condanne di alcune opere, di negoziati per rimanere appunto comunque in una discussione con i vertici ecclesiastici, situazioni critiche, ma anche persone che lo proteggono, perché la sua storia è stata una storia complessa in questi 20 anni quasi. Poi arriva la scomunica, che è invece appunto un gesto drammatico, no? Totalmente, totalmente radicale rispetto appunto a quello che inizialmente era stato un dialogo difficile, ma comunque un dialogo aperto. E arriva nel 31 appunto la scelta di non giurare, quindi di lasciare la cattedra alla Sapienza. Due cose così drammatiche che avrebbero potuto giustificare anche una sorta di reazione polemica e inferocita, no? Nel libro non c'è traccia di questo. Il libro è un libro
forse definirlo sereno è troppo, adesso non so chi l'ha pubblicato, cosa ne pensa, è un libro disteso, è un libro che, come dire, fa un'analisi storica, critica, certamente, senza però, no? Non so se riesco a spiegarmi, quella mostrare un animo esacerbato che avrebbe potuto anche essere legittimo, no? Per chi viveva una situazione come la sua, riesco a spiegarmi? Ecco, questo mi pare di poter dire ci sia nel libro. Che cosa si può leggere in questo testo? Si può certamente leggere appunto la critica all'autoritarismo romano, all'ingessatura dello spirito evangelico, certamente. Ma, come dire, questo è un problema di tutti i 2000 anni di storia del cristianesimo, eh? Cioè la tensione tra movimento, istituzione, ritorno alle origini. Quale angolo della storia del cristianesimo non dimostra questo elemento, no? Quindi non è, diciamo, un argomento specifico di questa ricostruzione. Lui fa una ricostruzione appunto della Chiesa romana divisa in 5 capitoletti, no? Il primo quel che pretende di essere, il secondo quel che è stata, il terzo quel che è, il quarto quel che potrebbe essere, il quinto quel che sarà. Quindi si va dalle pretese alla storia, al potenziale. Quali sono gli elementi di originalità e secondo me anche di interesse, insomma, prendetela ovviamente come un punto di vista soggettivo. Io leggendo questo testo che non avevo mai letto prima, ho trovato questi elementi di interesse che vi racconto. Sono 4, li dico molto rapidamente. Uno è che Buonaiuti critica l'autoritarismo romano, ma non mette in discussione, diciamo così, che il manipolo dei seguaci di Gesù aveva avuto fin dalle origini il problema di organizzarsi in una comunità visibile dotata di strutture. Cioè non passa dalla critica alla Chiesa del suo tempo a una sorta di spiritualismo intimista, no? Come dire, la religione è solo quello che riguarda il rapporto personale degli esseri umani con Dio. No, cioè lui difende l'idea di una Chiesa concepita come ecclesia, come comunità dei chiamati, no? Con un aspetto che lui dice essere soprattutto mistico, ma che non nega affatto le dimensioni appunto organizzative, sempre delicate di questa esperienza umana. Secondo punto interessante, mi pare, c'è una lettura attenta alle fasi della storia della Chiesa, ai passaggi di crisi, ai passaggi che lui ritiene più positivi, per esempio, contrariamente ad altre letture critiche del rapporto tra Paolo e l'insegnamento di Gesù di Nazareth, lui difende le lettere di Paolo, difende l'impostazione dell'apostolo che veniva dalla storia appunto della conversione, pur nel equilibrio che lui dice essere un equilibrio difficile e sottile tra la spiritualizzazione del regno e il messaggio escatologico di Gesù. Poi coglie il senso ineliminabilmente critico del cristianesimo delle origini rispetto al potere politico, la storia del difficile rapporto con l'autorità imperiale. Anche se dopo aver parlato dell'editto di Milano, di Costantino, cioè di quella che noi chiamiamo poi l'epoca costantiniana, in realtà, curiosamente, lui cita l'editto di Milano, che diciamo non è esattamente il passaggio più delicato, perché il passaggio più delicato è Teodosio, qualche decennio dopo, quando il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero, no? E Buonaiuti non parla di Teodosio, si sofferma su Costantino, ma diciamo appunto mette in luce questa come dire, unificazione tra l'impero e il cristianesimo, forse sottovalutando, lui insiste molto sul ruolo di Agostino, scusate, no? La dialettica escatologica tra appunto
il regno di Dio e la storia viene a suo parere ingessata in questo rapporto tra città di Dio e città terrena, in cui la città terrena viene identificata in modo troppo stretto, secondo Buonaiuti, con la Chiesa, no? E quindi è una sorta appunto di resa più forte del dovuto, no? del ruolo storico della Chiesa, forse sottovalutando un po', questo lo dico da lettore che poi si è giovato negli anni successivi a Buonaiuti di tutta un fermento di studi storici sulla Chiesa nell'Occidente medievale, che ha messo in luce il dualismo che comunque persiste tra la Chiesa e l'impero, no? Tra papato e impero. E in questo dualismo qualcuno ha visto le origini della modernità, poi, no? Perché appunto non c'è, diciamo, il cesaropapismo orientale, non c'è la identificazione totale della religione con l'impero. Ma questo Buonaiuti, mi pare, lo sottovaluta un po'. Terzo elemento, credo che sia poi il pezzo più forte di questo libro, cioè la sua critica alla stretta, alla eccessiva, potremmo dire, connessione tra fede cristiana e una cultura e una filosofia specifica, l'aristotelismo greco, no? Il razionalismo empirista che viene da quel filone della riflessione classica, e questo a suo parere ha portato a un'ingessatura, che è l'ingessatura della scolastica, il nesso tra dogmatismo della teologia e disciplinamento dell'interpretazione, addirittura un rischio pelagiano, no? Cioè un rischio di dare troppa enfasi alla azione umana rispetto alla grazia, no? Che è una delle grandi controversie dell'epoca pre-costantiniana. In questo lui chiede una maggiore distinzione e libertà, non identificando, come aveva fatto in modo forse un po' affrettato nelle posizioni giovanili, un'altra cultura come la cultura in cui si doveva incarnare il cristianesimo, ma chiedendo questo distacco, questa presa di distanza da una impalcatura concettuale, culturale troppo, troppo rigida. Quello che rimane un po' aperto nel libro è, almeno io non ho trovato una risposta, diciamo, articolata, ma allora, appunto, il rapporto con la cultura moderna come deve essere? Deve essere un rapporto esclusivamente, diciamo, critico, oppure c'è bisogno in qualche modo di una inculturazione nuova del cristianesimo, no? Meno rigida, meno dogmatica, ma che faccia i conti con il rapporto con una cultura che non è più la cultura, appunto, della grande parabola classica e medievale. Questo, capite che è un grossissimo problema in cui poi ci sono, diciamo, discussi all'infinito, no? Dal Vaticano II in poi, il tema l'inculturazione del cristianesimo in culture diverse da quelle europee, per esempio, no? Mi pare che Buonaiuti non lo affronta, no? Lo lascia nella logica di dire: evitiamo l'irrigidimento dogmatico che quel tipo di identificazione ha costituito. Ma per esempio c'è una frase, chi fosse interessato poi a leggere il libro, pagina 67, in cui lui richiede tutta una nuova impalcatura concettuale che renda propagabile e normativa l'indistruttibile esigenza dell'assoluto. Cioè sembra che l'assoluto si debba in qualche modo rendere visibile attraverso delle culture umane, no? Che è poi appunto il grande problema di come il messaggio profondo di Gesù di Nazareth è capace di fecondare l'esperienza umana che nel tempo cambia. Quarta e ultima riflessione, è molto interessante che lui prenda come uno dei termini di paragone dei limiti della Chiesa moderna e che arriva, diciamo, fino ai suoi tempi nei confronti del mondo, nel rapporto che lui definisce
come dire, di cedimento nei confronti del nazionalismo moderno. Lui mette dentro questo spunto molto interessante, no? Cosa deve diventare il messaggio cristiano oggi se non un messaggio di fraternità tra i popoli, di superamento dei conflitti, di capacità di andare al di là delle divisioni, dei confini, no? E questo è un punto di riflessione di grande interesse, in cui lui anticipa anche molto tutta una riflessione poi che arriva nei decenni successivi, con forse un aspetto che andrebbe un po' discusso, cioè lui carica questa responsabilità di aver ceduto nei confronti del nazionalismo ancora una volta sulla Chiesa romana, perché il suo obiettivo è descrivere appunto la Chiesa romana, e non è un caso che sia così anche rispetto a tutta la sua vita, no? Lui era sacerdote romano, si è sempre sentito fortemente legato, e quindi in questa rilettura critica dice la Chiesa romana ha ceduto verso i nazionalisti. La consapevolezza storica che abbiamo noi oggi è in realtà che è successo un po' al contrario, cioè i nazionalismi sono stati rafforzati dalle varie chiese locali che si sono legate a una concezione forte della nazione. E quando Roma ha cercato di mettere una pezza, di fermare l'idolatria delle nazioni, no? Pensate a Benedetto XV nel corso della Prima Guerra Mondiale, abbiamo avuto gli ecclesiastici che sono andati in piazza a dire: caro Papa, noi non ti seguiamo su questo fatto, perché noi siamo cristiani legati alla nostra nazione, alla difesa della patria, no? E questo è un elemento che è stato drammatico per la Chiesa romana, perché si è rischiato uno scisma, o più di uno scisma, no? Tra la Prima Guerra Mondiale e la Seconda, insomma. Per cui Buonaiuti coglie il punto, ma forse appunto con una lettura che non evidenzia questo tipo di problema, che mi pareva fosse un problema molto importante. Ma il suo tema della critica al nazionalismo è un altro aspetto molto interessante che sta dentro al libro. Questi sono i punti che a me soggettivamente hanno colpito, insomma, nella lettura del testo. Invito a farla questa lettura, perché è una lettura interessante, perché si capisce appunto la capacità di storico di questo studioso, che era una capacità approfondita di comprensione appunto della complessità della storia dell'esperienza cristiana nei secoli, no? Da grande storico lui ha in mente questa cosa, che non si può banalizzare tutto in alcune forme. Bisogna leggere appunto le fasi, la complessità, la permanenza di alcuni problemi, eccetera. E lo fa con quell'animo che in fondo appunto è l'animo che già prima è stato citato, che si vede poi nella preghiera finale della sua Storia del Cristianesimo, che sarà un'opera poi successiva, no? Grossa opera in tre volumi, dove c'è appunto questo appello alla richiesta di misericordia divina nei confronti dei tentativi che tutti i figli e le figlie di Dio compiono su questa terra. Grazie. Ecco, a questo punto dovrebbe esserci il saluto del Cardinale Zuppi, però non ci sono notizie. Eccolo il Cardinale, un momento. Vescovo Zuppi, aspetti, e adesso cosa facciamo? Io ho aperto qui, come funziona? Provi a parlare, vediamo. Aspetti, Vescovo Zuppi, aspetti. Provi a parlare. Eccoci, eccomi, non so se mi sentite.
Provi adesso. Sì, la sentiamo. Ecco, io mi devo scusare, ma purtroppo ho iniziato, come forse sapete, il sinodo con questo ritiro, e quindi devo seguire ovviamente tutti quanti i tempi di questo, e leggerò i vostri discorsi, le vostre analisi. Vi ringrazio perché tenete viva la memoria di un uomo un po' così importante, e ha rappresentato poi un prete romano che ha avuto tante radici nella chiesa di Roma, e ha aiutato tutti anche a confrontarsi con le scienze storiche, e quindi ad un affronto moderno della storia della chiesa. Di lui mi è sempre colpito, tra l'altro, l'affetto che troviamo particolare, ma anche della sua spiritualità, il legame con la sorella Maria e l'eremo di Campello, Ginevra era il nome con cui lui è racconto di questa bellissima e particolare esperienza, e però che tradisce tutto il desiderio, diciamo, di spiritualità che grazie, sempre tenuto legato poi alla vita della Chiesa. Ecco, grazie, diciamo, della vostra riflessione. Io spero che troveremo altre occasioni per continuare e per restituire tutta una memoria a un uomo che comunque con la sua ricerca sempre tanto con coraggio ha aperto tante piste che forse che dobbiamo ancora fare nostre, che dobbiamo ancora imparare, con un fortissimo amore per la Chiesa, con un legame comunque profondissimo, profondissimo con la Chiesa. Quindi grazie di questo, mi dispiace che dalla possibilità di venire poi insomma io sentite la vicinanza e l'affetto per la vostra riflessione per un uomo a cui comunque tutti dobbiamo molto. Allora, Vescovo Matteo Zuppi, scusi un momento, le posso fare una domanda? Fanno una domanda. Grazie. Ascolti, qui sia il professore sia Gilberto Spizzato ci hanno parlato di Ernesto Buonaiuti. Io vorrei sapere, lei è la gerarchia, lei è il presidente della CEI, lei parla col Papa, parla con il Dicastero della Dottrina per la Fede, lei può fare qualcosa da stasera in poi? Sicuramente sono tante cose che vorrei del suo legame con la sua sostanza. Ma c'è anche un aspetto, diciamo, informale, questo sito del quale si vede la luce della sua, in questo caso è. Cercherò di capire che cosa si può fare. Sicuramente rivedo però una ricordo che insomma sia stato così scientificamente importante, ma anche spiritualmente, con cui si riconosce questo legame in genitore che ormai si è spezzato con la Chiesa, e già questo è quello che sia quello che conta, però vediamo anche gli aspetti personali, diciamo, della scomunica, eccetera. Allora, grazie, lei faccia i suoi passi, noi cercheremo di inventarci qualcos'altro. Aspetti un momento. Ecco. No, la passione non ci manca e non ci viene meno nonostante tutto. Aspetti un momento ancora, per piacere.
Qui c'è Gilberto Squizzato e il professor Formigoni. Volete fare una domanda al presidente della CEI? Dicono. Auguriamo buon sinodo. No. Il professor Formigoni augura buon sinodo e tutti ci associamo. Sì, ma cosa gliela voglio dire? Cosa gliela voglio dire? Non si sente il piacere di essere una persona diverse e quindi il punto è molto, 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 molto importante. Sì. Aspetti un momento, c'è Gilberto Squizzato che vuol fare una domanda al vescovo Zuppi. Buonasera. Approfitto della memoria venerata e santificata di Giovanni Paolo II, che diceva, magari qualche volta mi correggerete, io mi permetto di dire, mi piacerebbe che piuttosto che dire quello che possiamo fare rispetto a Buonaiuti, quello che dobbiamo fare. Grazie. Si può fare anche solo, non conosco proprio, se è visto ad esempio una comunicazione, se è visto una conciliazione, quindi dobbiamo fare sicuramente portare nella memoria un uomo che ha, con la sua, con il suo coraggio, con la sua intelligenza e con la sua fede, ha aiutato con grande sofferenza, ovviamente, ha aiutato la Chiesa a crescere. Quindi dobbiamo vedere se c'è un qualcosa da un punto di vista tecnico da fare, allora lo riconoscere. Il potere, capito? Perché chiaramente ci sono delle regole del gioco in cui purtroppo con cui bisogna misurarsi. Allora, Presidente Cei, lei si occupa delle regole del gioco, noi cercheremo di inventarci qualcos'altro. Grazie, Vescovo Zuppi. Grazie, la salutiamo. Buonasera. Sentito l'applauso? Buonasera, è andato. Bene, abbiamo parlato pure col presidente della CEI, mai me lo sarei sognato. E allora, a questo punto dobbiamo chiudere. C'è qualcuno? Ah, sì, oh, per carità di patria, meno male. Pietro, scusami. Prego, figurati, facciamo i conti dopo. No, scherzo, siamo amicissimi. Allora, Pietro Urcioli, per piacere, adesso parla il curatore del volume. Dobbiamo a lui le fatiche di questa ristampa, oltre che agli editori Gabrielli. Grazie Pietro, ti do la parola. Grazie. Dunque, io volevo ricollegarmi, sarò brevissimo che siamo andati, forse abbiamo sforato un po' i tempi. Volevo ricollegarmi a quello che diceva il professor Formigoni, che metteva l'accento su un elemento essenziale, a mio parere, cioè l'evoluzione che c'è stata nel pensiero di Buonaiuti. Perché noi lo vediamo troppo, ho questa sensazione, ho questa impressione, lo vediamo troppo schiacciato sul modernismo. A mio parere dobbiamo tener conto che la parabola intellettuale, ecco, di Buonaiuti si estende su un arco di 45 anni. Il suo primo articolo è del 1901, un articolo che scrive a Romolo Murri, e poi scrive fino al 1946, quando muore. Quindi sono 45 anni. In questi 45 anni ci sono, a mio parere, perlomeno quattro snodi fondamentali del suo pensiero. Il primo è quello del modernismo, sicuramente. È un Buonaiuti che ha 26-27 anni, no? Quindi la Pascende del 1907, nel 1907 sempre c'è il programma, del 1908 le lettere di un prete modernista, Novet Vetera, una rivista importantissima che dura solo un anno,
Ecco, Buonaiuti, il giovane prete Buonaiuti, 26-27 anni, si getta con grande passione, con grande entusiasmo in questa avventura del modernismo. Una passione e un entusiasmo che sono direttamente proporzionali alle delusioni che aveva avuto in seminario. Perché? Perché lui era uno studente intelligentissimo, brillantissimo, acuto, e quindi si rende conto, diversamente da tanti suoi compagni, che l'impalcatura filosofica che, alla quale lui si era formato, quindi il sistema scolastico tomistico, non reggeva più al confronto dei nuovi tempi. E quindi capisce che c'è bisogno di nuovi strumenti per dire il fatto cristiano, il fatto cattolico. E quindi Blondel, la filosofia dell'azione, il pragmatismo, eccetera. Ma appunto questo è il primo del snodo della parabola intellettuale di Buonaiuti. Il secondo parte col 1921. Nel 1921 viene scomunicato per la prima volta a seguito di un articolo che lui scrive su San Paolo, l'esperienza fondamentale di San Paolo. Fino a quel momento c'erano state delle scaramucce con Civiltà Cattolica, Padre Alberto Rosa, eccetera. A questo punto però arriva la scomunica. Questa cosa lo fa riflettere, comincia in lui un percorso di riflessione, di maturazione. Smussa tanti angoli, tante asperità. Ho parlato prima del tomismo, in particolare per esempio a proposito del tomismo. Cioè lui capisce che, mentre prima nel tomismo lo vedeva come l'elemento che aveva portato, che portava rovinosamente alla catastrofe la Chiesa Cattolica se non si fosse evoluta, lui comincia a fare un ragionamento diverso. Dice: un conto è quello che ha detto San Tommaso, un conto è quello che i commentatori di San Tommaso gli hanno fatto dire. E un conto è come l'istituzione ha utilizzato San Tommaso. Quindi diceva, buttando via il tomismo, è come se buttassimo il bambino con l'acqua sporca. Non possiamo sicuramente utilizzare il tomismo tal quale, ancora oggi a 8 secoli di distanza. Ma sicuramente nel tomismo ci sono degli elementi, in particolare la teoria della conoscenza, che sono ancora oggi utili e funzionali. E questo è un po' il secondo snodo. Ce n'è un terzo, dal 1931 in poi, viene privato della cattedra perché appunto si rifiuta di prestare il giuramento al regime fascista, rimane disoccupato, vive sulla base dei proventi che ricava dalle sue riviste, dagli articoli sui giornali e sulla base delle conferenze alle quali viene invitato. E da chi viene invitato? Non certo dalla Chiesa Cattolica, viene invitato dalle chiese evangeliche, in particolare dai metodisti, e questo libro nasce proprio in questo contesto, in un contesto di collaborazione con la Chiesa metodista. La casa editrice è una casa editrice valdometodista. Quindi si apre un ulteriore scenario, l'ecumenismo. C'è un Buonaiuti ecumenico ma sempre cattolico. Nel 39 l'Università Evangelica di Losanna gli offrirà la cattedra. E lui rifiuta, quindi non singole conferenze, la cattedra. Lui rifiuta. Rifiuta perché accettare quella cattedra avrebbe significato cambiare casacca, diventare evangelico. E lui si sente prete cattolico. Su questi anni, c'è Luigi Salvatorelli che dice una cosa interessantissima. Buonaiuti è più cattolico dopo la scomunica che non prima. Perché dopo la scomunica del 21 inizia questo processo di revisione in lui. Ma c'è ancora, qui chiudo, un quarto snodo. Nel 1937 viene invitato ad una conferenza mondiale sulla fede ad Oxford e pronuncia una conferenza che è rimasta storica, un testo meraviglioso, bellissimo, anche dal punto di vista letterario, Il bisogno mondiale della religiosità. Lui apre questo testo citando un suo maestro, George Tyrrell, e dice, Tyrrell, la reviviscenza della religiosità è affidata agli esuli di tutte le chiese. Lui che cosa dice in sostanza in questa conferenza? Dice, il bisogno di religiosità è innato, ecco, nell'uomo, e necessariamente deve incanalarsi nell'esperienza concreta, nella prassi quotidiana e quindi nella chiesa confessionale. Per lui l'aspetto della vita associata
è un elemento fondamentale della vita religiosa. Però è anche vero che questa religiosità è così innata che eccede rispetto all'aspetto strettamente confessionale. Quindi il suo pensiero si amplia ancora di più. Prima si era ampliato verso l'ecumenismo, ora si amplia verso una dimensione sovraconfessionale, dico male, non aconfessionale, sovraconfessionale. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Vado alla conclusione, con questo libro. Questo libro appunto nasce nel 1932 e il nostro scopo era quello di appunto utilizzare questo testo per illuminare un periodo storico della vita di Buonaiuti che forse è poco conosciuto, perché appunto Buonaiuti è un po' troppo appiattito sul modernismo. E anche le letture, io vedo che la maggior parte delle persone che si sono approcciate a Buonaiuti conoscono o le lettere o la biografia, il Pellegrino di Roma. In questi 40 anni c'è tutta una vita. E quindi questo libro illumina, getta un faro su questo aspetto, su uno di questi snodi. Ma non è l'unico. Ce ne sono diversi altri libri che possono svolgere questa funzione. Ne cito solo due. Uno è sicuramente Una fede e una disciplina. È un libro del 1925. Anche questo è un libro autobiografico. Ed è un libro nel quale lui ripercorre tutte le controversie che ha vissuto con la Chiesa Cattolica dal 1921, la prima scomunica, fino al periodo, all'anno in cui scrive, il 1925, quindi tra le due scomuniche, quella del 24 e quella del 26. In questo libro, il secondo capitolo si intitola La maturazione spirituale. In questo secondo capitolo lui descrive la maturazione spirituale che ha avuto a seguito della prima scomunica, quindi il modo diverso con cui guarda San Paolo, il modo diverso con cui guarda Tommaso. Poi c'è ancora un altro libro, Il modernismo cattolico. Questo libro esce nel 1927 in edizione francese, tradotto in francese direttamente dal manoscritto di Buonaiuti, e poi viene pubblicato in Italia da Guanda nel 1943 con importanti modifiche. Ecco, quindi se vogliamo, in questo libro Buonaiuti rilegge tutta la storia del modernismo. Modernismo francese, quindi Loisy, il modernismo anglosassone, il modernismo tedesco, il modernismo italiano. Quindi se vogliamo capire il Buonaiuti modernista, sicuramente dobbiamo leggere il programma dei modernisti, sicuramente le lettere di un prete modernista, che per giunta poi nella sua autobiografia le definisce un peccato di gioventù, significativo anche questo, nella sua autobiografia Il Pellegrino di Roma le definisce un peccato di gioventù, le lettere. Sicuramente dobbiamo leggersi Nova et Vetera, ma dobbiamo leggere anche il modernismo cattolico, cioè come lui a 30 anni di distanza rilegge con un occhio più maturo, con una vita alle spalle di tante sofferenze, di tante anche umiliazioni, perché poi è stato, abbiamo visto, sappiamo, insomma, è stato oggetto di un è stato merce di scambio tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano, quindi con le conseguenti umiliazioni che ne sono derivate da questo fatto. Lui rilegge tutta quanta la storia del modernismo e in un certo senso e parla anche di sé. Quindi anche questo libro, anche questo, per certi aspetti, è un libro autobiografico. Per cui, e concludo, il nostro obiettivo con questo libro, La Chiesa Romana, era proprio questo, dare voce a un Buonaiuti poco conosciuto. E la nostra idea, con l'aiuto di Noi Siamo Chiesa, sempre con l'aiuto di Gabriele, che ringraziamo ancora, è portare avanti questo programma, illuminare altri aspetti di Buonaiuti. Perché, se posso chiudere con una parafrasi, così come siamo abituati a dire che il concilio è davanti a noi, no? Dobbiamo ancora assimilare il concilio, capirlo, interiorizzarlo, eccetera. Se il concilio è davanti a noi, Buonaiuti è ancora più davanti a noi. Buonaiuti non è un autore di 100 anni fa. Buonaiuti lo dobbiamo ancora raggiungere, chissà se lo raggiungeremo mai. Vi ringrazio per l'attenzione e grazie a tutti di nuovo. Grazie Pietro. Allora, adesso dovremmo concludere. C'è qualche domanda in chat che non possiamo evitare? Dobbiamo chiudere. Chi ha scritto? Qualcuno ha scritto?
Io non capisco. No, prevalentemente sono. Cosa sono? No, ecco. Cioè, devo lasciare. Allora, salutiamo. Devo darvi un ultimo annuncio. Il 18 di novembre, sabato. Scusate, c'è una domanda. Vieni, Paola. Vieni, Paola. Paola Scaglia, un momento. Non ti sentono a casa. Non ti sentono a casa. Forza Paola. Grazie al microfono. Microfono. Volevo solo sapere se metto tutta questa disperazione, angoscia, tristezza, emarginazione, sofferenza. C'è qualcuno che gli ha voluto bene e che l'ha aiutato? Ecco. O era proprio abbandonato da Dio e dagli uomini? No, da Dio no, dicendo. Grazie. Pietro o professore, qualche lei ha un elenco di nomi? No. La mamma. La mamma, sicuramente la mamma. Abbiamo sentito citare proprio da Zuppi la figura di questa suora che deve essergli stata vicina. Sicuramente saranno stati vicini. E questo? E questo? Ci rasserena o ci riconforta? No, cioè ormai quel che è stato, voglio dire. Posso dire una cosa sempre a proposito di Zuppi? Sì. Pensate che io non voglia bene al Papa Francesco, ma pensate che non voglia bene a Zuppi, anche se lo critico perché è stato così elusivo, evanescente, ma pensate che io non voglia la pace fra Ucraina e Russia? Sì, ma vi chiedo. Ma perché deve andare ancora un cardinale a fare le trattative internazionali? La Chiesa cattolica non ha un laico? Faccio un nome, Riccardi, ma ce ne saranno 100 di esperti. Che ognuno faccia il suo lavoro. Che ognuno faccia il suo lavoro. Ma che cos'è questa invasione di campo? Perché Zuppi, che non sa niente, ha detto della storia precisa e non ha competenza, deve chiedere a... Che cosa può sapere più di un laico preparatissimo, cattolico, credente, ma anche laico e non credente, ma incaricato dal Papa di andare a rappresentare il desiderio di... Scusate se mi sono... Ma perché questo clericalismo che persiste dopo 100 anni, che qua era già stato denunciato? Ma perché deve andare un uomo in abito talare che piega e fa l'inchino con sussiego? Per quale motivo? Deve andare un uomo con lo zucchetto, con tutto il bene che posso volere a Francesco e che posso volere a Zuppi, anzi che gli voglio. Scusate. Grazie. Non è possibile. Pensato. Non è possibile. Grazie, rifletteremo anche su quello che ha detto. Era stato mandato via dall'insegnamento politico, che è stato molto amico. Si è avuto sostegno anche da un'altra parte del mondo. Però non era cattolico, la vita era cattolica. L'hanno aiutato i valdesi e i metodisti. Sicuramente non era una domanda da niente, lo so Paola. Sicuramente l'hanno aiutato i valdesi e i metodisti, sicuramente. Gli hanno dato l'insegnamento nel momento in cui è stato licenziato, l'hanno aiutato loro senz'altro. Vero professore, questo siamo certi. No, ma aveva anche un riferimento del gruppo, non era un isolato, solitamente. C'erano delle persone rimaste molto vicine a lui, che poi hanno coltivato la sua eredità. In questo senso aveva... un gruppo comunitario di discepoli di insegnamento, persone che aveva conosciuto all'università, che erano rimaste a lui legate, per cui in questo senso un circuito sicuramente c'era. Dobbiamo chiudere? Allora, soltanto vi dico che il 18 di novembre, sabato mattina alle 10, saremo qui per il primo convegno in ricordo di Vittorio Bellavide e avremo altri ospiti con noi, ecco, a parlare di sogni della Chiesa, eccetera. Adesso c'è Basilio Buffoni che distribuisce qualche volantino in anticipo. Grazie a tutti, grazie agli amici a casa, grazie, buonasera. La famiglia Bellavide ringrazia. Buonasera.
Ciao, arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci.